Margherita nacque in una terra lontana, probabilmente in Ungheria, figlia di un uomo nobile, un re che portava con sé un'eredità destinata a cambiare il destino di molti. Ancora piccola, trovò conforto e gioia nei libri e nei manoscritti, negli abiti eleganti, e si dice che il suo animo fosse pieno di grazia e bellezza. Imparò presto che il mondo è complesso, che la vita può cambiare in un battito di ciglia. Suo padre fu chiamato in Inghilterra, sperando di riconquistare ciò che spettava alla loro famiglia. Ma il destino volle diversamente. Appena arrivato, il padre di Margherita lasciò questa vita e tutto sembrò vacillare. Margherita, insieme al suo fratello maggiore, si trovò sola in un mondo pericoloso, con nemici ovunque. Per sfuggire a minacce oscure, seguirono la via che conduceva al nord, verso le terre di Scozia. Là trovarono rifugio e accoglienza presso Re Malcolm, un uomo affascinato dalla bellezza e dall'intelligenza di Margherita. Così, tra le nebbie e le colline di Scozia, lei diventò regina. Margherita non fu solo regina, ma una luce che trasformò la corte e il cuore del re stesso. La sua presenza portava pace e armonia, e il re, osservando la sua devozione, imparò ad apprezzare le sue parole e i suoi gesti, perché in lei vide qualcosa di più grande, una forza divina che non riusciva a comprendere, ma che rispettava profondamente. Il re non sapeva leggere, eppure restava incantato dai libri che Margherita custodiva come tesori, ammirandone le copertine e le illustrazioni come fossero finestre su un mondo invisibile. Margherita era instancabile nella sua missione. Pregava, leggeva, ricamava con mani abili e generose, sempre pronta a tendere la mano ai bisognosi. Amava con lo stesso fervore i suoi figli e i figli dei poveri. In ogni anima vedeva la bellezza di Dio e non lesinava cure o attenzioni. Persino nei giorni più difficili trovava tempo per aiutare i pellegrini che attraversavano le terre scozzesi, costruendo rifugi per proteggerli, barche per farli attraversare le acque fredde e pericolose. Per il popolo di Scozia, Margherita era un dono. Portò pace e speranza, ma soprattutto portò un senso di fede profonda, di rispetto per il sacro. Introdusse riti e usanze che avvicinavano la Scozia al cuore della cristianità, insegnando ai suoi nuovi connazionali a rispettare la domenica come giorno di riposo e di preghiera, a onorare le festività con purezza e devozione. Ma, come ogni vita dedicata al bene, anche la sua strada era segnata da sacrifici e dolore. Anni dopo, quando la salute di Margherita iniziò a declinare, una notizia giunse come una freccia nel cuore. Suo marito, il re che lei aveva amato e ispirato, e uno dei suoi figli erano caduti in battaglia. Cercarono di risparmiarle il dolore, ma il suo cuore già sapeva, e con una serenità piena di fede accettò il dolore come volontà di Dio. Margherita si spense dolcemente, come una candela che aveva illuminato una lunga notte, lasciando dietro di sé un amore e una devozione che avrebbero toccato il cuore di generazioni. Fu sepolta accanto al marito nelle terre di Scozia, amata e onorata dal popolo. Col tempo le sue spoglie furono trasportate lontano, ma il suo spirito continuò a vegliare su quelle terre che aveva chiamato casa. Oggi Margherita è ricordata come la patrona della Scozia, amata e venerata per il suo cuore generoso, la sua fede incrollabile e la sua dolcezza infinita.
La sua storia è un inno alla bellezza dell'anima e al potere dell'amore, capace di trasformare un intero regno e di ispirare ancora oggi chiunque ascolti il suo nome. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.